ogni singolo paese va sostanzialmente per conto suo. Si mettono insieme solo degli accordi minori, quelle prospettate nell'incontro di Parigi, ma quando si va al sodo non c'è l'Europa. Da un lato Macron che improvvisamente dice ma distinguiamo i profughi per motivi politici e quelli per motivi economici, non ha alcun senso. Le cose purtroppo si mescolano. Uno che ha visto la famiglia uccisa da uno scontro tribale e che scappa via, rimane in un campo profugo per 2 anni a far la fame, è profugo economico e politico. E la gente che arriva senza documenti è economico-politica. E sono migliaia di questi casi, milioni di questi casi. Il vero fatto è che se non arriva la pace in Libia, il problema della situazione attuale diventa quasi insolubile, perché la tragedia è la Libia, la pressione di immigrazione è grandissima da sempre, crescerà sempre di più. Vede, quando ero Presidente del Consiglio, quante volte Gheddafi mi ha minacciato di mandarvi dei barconi di profughi, tante volte, ma si trattava, perché alla fine c'era uno Stato, c'era un Daudès, e adesso proprio la Francia che ha avuto l'iniziativa di questa tragica guerra, insomma dovrebbe anche pensare che non può lasciare tutte le conseguenze all'Italia. La Germania ha risolto intelligentemente il suo problema con i profughi, avendo la possibilità di avere un paese cuscinetto come la Turchia, che per denaro fa appunto da scudo. Noi la Libia l'abbiamo direttamente di fronte a noi, non abbiamo questa possibilità, e nessuno in Europa vuole condividere l'accoglienza.